Lascio subito la parola a Don Gabriele che presenta il tema della serata e il redattore di questa sera. Grazie a tutti e benvenuti. Io, io sono uno scienziato, e mi interessa assolutamente niente convertire gli altri o sconvertire, sia chiaro, ma se qualcuno mi dicesse come vorresti fare a sconvertire qualcuno, gli direi leggi la Bibbia. Secondo me letta veramente no, dagli inizi alla fine è un libro, infatti nella quarta di copertina ho detto ma eh, come si può immaginare che questo sia un libro veramente divinamente ispirato? Quando è pieno di, di, di assurdità, di falsità, di cose contro la scienza, contro l'etica, no? E anche contro la ragione più in generale. Ma dopo la morte? Dopo la morte non c'è nulla, così come d'altra parte non c'era niente prima della nascita e non ci preoccupa la cosa, no? Per esempio, dalla stessa storia viene fuori la morte di Calvi sotto il ponte dei frati neri a Londra per il Piccagione. Lì il Vaticano... La banca del Vaticano è coinvolta fino al collo e quando la, politica, la magistratura italiana cerca di fare chiarezza, i magistrati riescono, aiutati da alcune disposizioni, a ricostruire la pista seguita dal danaro della maxi tangente. Ormai è chiaro che alla fine di quel sentiero c'è la Banca Vaticana alla quale però di fronte alle richieste di spiegazioni della magistratura si limita a rispondere che la richiesta deve essere inoltrata ufficialmente, cioè tramite rogatoria internazionale. In quel momento non è la Chiesa che risponde, è lo Stato della città del Vaticano il quale dice ai magistrati noi siamo uno Stato estero come se fossimo la Gran Bretagna. Volete, ci volete chiedere dei documenti? Andate al Ministero degli Esteri Italiano, fate fare una rogatoria che ci arrivi per via diplomatica e poi vedremo che cosa succede. Quella risposta non è mai arrivata naturalmente. Molto di recente il cardinale Rino Fisichella, rettore, fino a poco tempo fa adesso ha cambiato incarico, non mi ricordo bene il nuovo, era rettore della Pontificia Università Lateranense. Si, si chiama poi. identità dissolta. In virtù del suo essere democratico, lo stato, lo stato non solo deve accettare di confrontarsi con la Chiesa, ma deve anche saperne accogliere le eventuali ingerenze. Non so se sono chiare queste parole. La Chiesa, invece, richiamandosi a principi che hanno un'origine superiore a quella umana, non potrebbe mai accettare una qualsiasi ingerenza dello Stato riguardo ai propri contenuti. Vedete dunque come si gioca abilmente e secondo gli interessi, ora sul piano spirituale, ora sul piano politico e statale, a seconda di come le convenienze del momento. Buonasera, allora il primo personaggio che avete visto è Pier Giorgio Odifreddi, nato a Cuneo il 13 luglio 1950. È un matematico, logico e saggista italiano. I suoi scritti, oltre che di matematica, si occupano di divulgazione scientifica, storia della scienza, filosofia politica, religione, esegesi, filologia e saggistica varia. Il secondo che eh, conosciamo forse molto bene se accendiamo la televisione, Corrado Augias, Roma, 26 gennaio 1935, è un giornalista, scrittore, conduttore televisivo e politico italiano. La corazzata mediatica del quotidiano Repubblica continua a sfornare tramite i suoi giornalisti libri e libelli contro la Chiesa. Sembra, la sentano come un dovere morale irrefrenabile. Tra le opere più aggressive e più fortunate quanto a pubblico si segnalano i tre libri di Corrado Augias, Inchiesta su Gesù, Inchiesta sul Cristianesimo e infine Disputa su Dio, Dialogo a due voci con Vito Mancuso. Questa sera ci chiediamo: questi due signori che abbiamo visto nel filmato, così convinti delle loro idee e della loro proposta culturale, hanno veramente ragione? Quando parlano di fede e religione, di Chiesa, di presunti poteri occulti nello Stato del Vaticano, dicono il vero? Che cosa ci sta dietro a questa campagna mediatica contro il cattolicesimo? Lo chiediamo al dottor Francesco Agnoli, insegnante e saggista, nonché apprezzata firma de Il Foglio di Giuliano Ferrare e di altre testate cartacee e online. Nato a Bologna, vive a Trento, dove è sposato e ha tre bellissimi bambini fatto che lo porta a rappresentare un'eccezione alla formula chi non fa figli fa fogli, chi non fa fogli fa figli. Nonostante la giovane età, Agnoli ha già all'attivo più di una decina di titoli, tra i quali ricordiamo solo tre libri di più recente pubblicazione, Lazzaro Spallanzani e Gregor Mendel, poi La storia della carità e, per ultimo, con Giulia Tanel, Miracoli, l'irruzione del soprannaturale nella storia lo accogliamo con un bel applauso buonasera ho visto questa presentazione questi personaggi della televisione e la prima così la prima idea che mi è venuta è anche un po' cos'è la televisione, cosa sono i giornali. Li conosco un po' anch'io perché, bene o male, ho collaborato con cinque quotidiani nazionali. E mi è capitato ogni tanto di andare in Rai per qualche trasmissione. Sono andato più che altro per curiosità. Dopo il primo incontro, il secondo, il terzo incontro, ho detto grazie. Abito a Trento, sono 600 chilometri. Mi ricordo che una volta, scusate se parlo da questo aneddoto, ma forse ci aiuta a capire cos'è la televisione, mi ricordo che una volta mi hanno chiamato per parlare con un, in un confronto con uno dello dell'OUAR, l'associazione di cui fa parte anche Odi Freddi, e ho detto va bene, vengo, andare a Roma è sempre bello, sono però 600 chilometri, quindi mi hanno pagato l'aereo, sono arrivato all'aeroporto, è arrivata una Mercedes a prendermi, mi ha riportato, mi hanno pagato da mangiare. Poi ho parlato tre minuti, poi mi ha riportato la Mercedes, ho ripreso l'aereo, ho parlato cinque minuti forse, penso di essere costato alla RAI, allo Stato italiano e a voi 700-800 euro. Eh. E, ma è stata un'esperienza, entrare nella televisione, nella RAI, ripeto, poi io ho sempre declinato gli altri incontri, ti fa capire tante cose, un mondo, un mondo veramente di potere, di potere enorme, dove delle persone possono dire ciò che vogliono perché parlano a milioni di persone e spesso sono lì per, per cosa? Per competenze? Forse tutti ricordate quello che è stato il presidente della regione Lazio, Marrazzo. Marrazzo era un giornalista della RAI, suo padre era un giornalista della RAI. Il padre era giornalista della RAI, lui è entrato in RAI, poi dalla RAI è diventato presidente del Lazio, così come Badaloni dalla RAI è passato a presidente del Lazio così come Piero Angela, che fa questi grandi documentari, ha passato il suo scibile tutto logico a suo figlio. È un mondo dove girano tantissimi soldi, tantissimo potere, tantissime raccomandazioni, ma anche, a mio modo di vedere, per, quel, per quello che ho visto, un mondo di grandissima arroganza. E Corrado Augas è un presentatore televisivo. Perché questa, questa piccola prefazione? Perché io nella vita faccio il docente, mi occupo delle mie materie, che sono la storia, la filosofia, le lingue antiche, il greco e il latino. Quando leggo un testo come quello di Corrado Augias, Inchiesta sul cristianesimo, un testo in cui in 250 pagine mi si cerca di spiegare che tutto quello che si dice in generale è falso perché. Io adesso vi spiegherò perché la Bibbia dice questo, la Chiesa dice questo, ma non è vero, non è vero. Non è... La prima cosa che fa uno storico, uno che conosce appunto, nel mio caso, eh, sono le mie materie di, di lavoro, di tutti i giorni, le lingue antiche, è controllare quali sono le note a piedi pagina. Qual è la scientificità di questo libro. In questo libro si dicono un sacco di cose. Odi Freddi, se voi lo leggete, parla... Eh, nelle prime pagine del libro inizia subito con quello che è lo stile che aveva un mio professore del liceo. Le prime tre lezioni mi sembrava un fenomeno perché mettevo una parola in inglese, una parola in greco, una parola in latino, una parola in sanscrito. Alla quarta lezione mi resi conto che oh, era molto colore, molto folklore, non c'era molto altro. Ecco, Odi Freddi nei suoi libri per esempio parte con 5-6 parole, frasi in latino, in greco, in sanscrito. Conosce queste lingue? Le ha mai studiate? Augias conosce la filologia classica? Conosce la filologia neotestamentaria? È uno storico? No. Questa è una breve premessa che ci aiuta un attimino anche a entrare nella scientificità di quelli che sono dei lavori che vogliono avere una dignità storica che in realtà sono divulgati e divulgativi e non hanno però nessuna, diciamo così, controparte. Augias... È un personaggio che fa parte di quel gruppo potentissimo di Repubblica che è finito tante volte sui giornali, anche per altri motivi. Qui riporto un articolo. Non tanto tempo fa. Il, I servizi segreti vennero fuori delle, delle rivelazioni dei servizi segreti cecoslovacchi e si scoprì che Corrado Augias aveva collaborato fra il 63 e il 67 con i servizi segreti della Cecoslovacchia i servizi segreti comunisti di quegli anni. La risposta di Augias fu che su Repubblica erano tutte menzogne, menzogne del giornale, no, non era in realtà il giornale, ma il giornale si limitava a riportare le fonti proprio, voi sapete, dopo la caduta del comunismo vengono fuori tante cose, forse sapete che Giovanni Paolo II era circondato da de spie del KGB, non lo sapeva, si è saputo dopo che, dopo che lui è morto, no? Erano gli anni in cui la Russia e gli Stati Uniti, ogni personaggio di un certo tipo che sembrava pescabile lo pescavano. E Augias era pescabile per tutta una serie di cose che adesso non sto a raccontare, la moglie, il lavoro che aveva, il contatto con gli esteri, insomma collabora ai servizi segreti comunisti. Ho riportato poi nella diapositiva accanto... Delle, de, due fotografie, due presentazioni di libro. Lo vedete in una presentazione, a sinistra avete Corrado Augias e Gustavo Raffi, dall'altra parte un altro libro. Gustavo Raffi e Corrado Augias. Chi è Gustavo Raffi? Gustavo Raffi lo potete cercare in internet, è molto semplice. È il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, è il capo della Massoneria Italiana. In pubblico con Augias si presenta la persona comune ma in loggia veste quei simpatici panni folcloristici della massoneria, il grembiolino, i compassi, le co... Non so se non vi stride qualcosa, è tutto un laicità, 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 ma il personaggio è tutto un i segreti del Vaticano, ma il personaggio con cui Augias presenta i suoi libri, il personaggio Augias che collaborava con i servizi segreti, è il capo della più grande associazione segreta italiana e mondiale, la massoneria. Di cui voi non sapete nulla, come me, se non che esiste, che ci sono personaggi importanti che ne fanno parte, ma le liste e chi c'è dentro non lo sappiamo. E ripeto, guardate un tempio. È forse quel tempio massonico l'inno alla laicità? No? Anche perché i massoni hanno un certo concetto di laicità. Sì, sono Gustavo Raffi per lo statalismo, per. Ehm oggi nel dibattito di oggi per e per l'eutanasia, come Augas, ma poi hanno tutta una ritualità segreta che vedete subito dai suoi vestiti. Ecco, le frequentazioni sono importanti, dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Ma un altro piccolo aneddoto che è solo sempre una curiosità, oltre che essere stato pescato come collaboratore dei servizi segreti, Corrado Augias è stato pescato da un professore del... Della Facoltà di Ingegneria di Trento eh, è pescato perché fa quello che fanno molto spesso questi produttori di libri. Ha preso dei pezzi di eh, Wilson, se non ricordo male, e li ha ricopiati pari pari da Internet senza citare la fonte. Si chiama. Alcuni articoli hanno, hanno titolato, alcuni giornali, Da Repubblica a Repubblica, ma si tratta di un fenomeno tipico di chi un po' i libri li scrive così. Si va in Internet, si saccheggiano alcuni autori che la pensano in quel modo, pensate, si fa copia e incolla e una pagina del libro è già fatta. Forse la nota manca per vari motivi. Uno, non c'è alcuna scientificità in questi lavori, l'abbiamo detto. Due, chi è il personaggio citato? È? Eh, si, si tratta di uno di quei famosi scienziati positivisti della sociobiologia che sostenevano teorie, in questo caso la teoria secondo cui come si comportano le mosche, le formiche, cioè secondo un codice genetico che fa sì che ogni formica faccia sempre quello che deve fare, nient'altro, così... Per una traslazione forzata assolutamente non scientifica, farebbero gli uomini. Noi non saremmo altro che il nostro DNA. Questa affermazione a Corrado Augas piace, la prende, la riporta. Ma è un'affermazione che non ha niente né di scientifico né di suo. Corrado Augas racconta in disputa su Dio di aver avuto un incontro con la Chiesa. Suo padre, partigiano, aveva fatto rifugiare per prudenza in un collegio. Cattolico, dove poi aveva scoperto che altri perseguitati venivano accolti e protetti. È forse l'unica frase favorevole alla Chiesa che ho trovato in questi libri, ma è molto interessante. La sua esperienza è quella di uno dei tanti italiani che, durante la seconda guerra mondiale, il padre partigiano, non saprei dirvi adesso di che colore, ma conoscendo il colore di Augias direi rosso, ha nascosto il figlio in un collegio. Sono gli anni in cui nei collegi di Roma vengono nascosti migliaia di ebrei dai rastrellamenti dei nazisti che dopo l'8 settembre 43 sono entrati nel nostro paese. Potrebbe essere un incontro positivo questo. C'ero io e c'erano altri che venivano nascosti lì. Sì, potrebbe essere un riconoscimento del fatto che questa chiesa è fatta di uomini, peccatori, come siamo tutti, ha tutte le sue magagne, ma... ma se io devo dire qualcosa dal punto di vista storico, dico semplicemente che gli ospedali non ci sarebbero senza la Chiesa Cattolica, che gli orfanatrofi non ci sarebbero, che la lingua dei sordi non ci sarebbe, che le prime scuole per i ciechi non ci sarebbero e poi potrei continuare a lungo, visto che la mia una delle mie passioni è proprio la grande storia della carità. È la grande storia di come l'umanità... Noi siamo sì certo capaci di infinite miserie, quando insegno storia mi tocca sempre seguire questi libri in cui ci sono solo guerre, battaglie, a un certo punto le metto da parte e dico va bene, adesso io vi racconto quello che l'uomo ha fatto di grande. La cristianità ha dato le università, ha dato gli ospedali, ha dato la carità. Ci sono uomini che dimostrano... Che l'uomo è capace di corrispondere alla sua natura divina. Ci sono uomini che dimostrano che non siamo delle formiche, che non siamo un nulla, come dice Di Freddi, che prima non c'è e poi non ci sarà più. Ci sono personaggi che sono Socrate, Madre Teresa, Gesù, chi muore per la giustizia, per la verità, per il bene, che dimostrano la nostra natura divina. Dicevo che in questo libro si parla solo Molto brevemente di questa positività, poi c'è tutto un attacco continuo. Prima di analizzare alcuni dati, cito anche una lettera di Repubblica, una delle tante. A un certo punto Augas scrisse al quotidiano su cui era solito, su cui solito scrivere Repubblica 10 marzo 2006, mi sono comprato il kit per l'eutanasia. Ora, una caratteristica fondamentale di questi personaggi da Algias o di Freddy che dico sinceramente destano in me un profondo fastidio, ma poi cerco di trattenerlo perché non è giusto eh, provare rancore verso nessuno. Ma dicevo, questi personaggi alla fine riducete, riducete, riducete il loro messaggio. È molto semplice. È la distruzione di tutto, di qualsiasi certezza, di qualsiasi valore, di qualsiasi positività per l'affermare il nulla di significato della nostra esistenza. Non siamo niente. E, di conseguenza, tutte quelle scelte morali che non sono scelte, che sono la via d'uscita dell'assurdità della contemporaneità. Di cosa parla nove volte su dieci Augias? E di cosa parla Odi Freddi quando dice che la Bibbia è un libro eticamente immorale? Augias dice l'aborto. È giusto. L'eutanasia è giusta. Mi sono comprato un kit in Belgio, il Belgio è, le... è un paese civile, non come l'Italia, perché in Belgio una persona può andare in farmacia e comprarsi un kit per uccidersi. Così come, non smette di dirlo, ci sono paesi più civili, per esempio la Francia adesso, perché in Francia, in Francia secondo la nuova legge, due uomini possono affittare l'utero di una donna, indiana, una poveraccia, magari, farsi un bambino negandogli la madre, quella civiltà. Ma questa è semplicemente, se andiamo alla radice un po' del nichilismo che c'è in questi personaggi, che in qualche modo possiamo ben comprendere, perché ognuno di noi in qualche modo vede dentro di sé una grande battaglia fra la vita e la morte fra il bene e il male. Quando hanno diagnosticato a mio figlio una malattia rara e hanno detto, beh, per evitare la malattia rara basta eliminarlo, beh, eh, nella mia formazione questo era inconcepibile, ma capisco che qualcuno possa spaventarsi e seguire, questo, e seguire questa, questa strada perché? perché dentro di noi c'è questa abdicazione talora, no? siamo tentati tutti quanti. Invece la strada della felicità è un'altra, è dire sì alla vita. Se ci pensate, quando questi personaggi dicono che la Chiesa è la Chiesa dei no, no all'eutanasia, no all'aborto, no al matrimonio omosessuale, cambiano completamente la realtà dei fatti. La realtà è l'esatto contrario, la Chiesa è la Chiesa dei sì, sì alla vita sia l'amore fedele, sia la costruzione di un rapporto che sia duraturo, sia l'apertura ai figli, sia la vita. La Chiesa propone un sì costante, sia a ogni circostanza difficile, sì a affrontare tutto quello che la vita ci mette davanti, in un'ottica di consapevolezza del fatto che siamo figli di Dio, che abbiamo un padre, che non siamo niente, ma che siamo preziosi ai suoi occhi e quindi anche ai nostri. Perché, se io non sono prezioso e non ho un'origine e un fine che superino questo mio ammasso di atomi, beh, allora chi me lo fa fare di vivere in tante circostanze della mia esistenza? Il nulla può essere un abisso che mi attrae. Dicevo che però quello che a me interessa, così come storico, e andare a vedere alcuni dei punti, sono infiniti, sono 250 pagine, scusatemi se mi esprimo così, ma di vaniloqui, di vaniloqui fondati sul nulla. Quando si affronta un testo, come il Nuovo Testamento, una persona che abbia mai fatto quella che si chiama filologia sa che un testo si affronta se si hanno gli strumenti per affrontarlo. Perché, per esempio, una parola greca Scritta 2000 anni fa, va tradotta correttamente. Perché, per esempio, se qualcuno di voi conosce il greco, sa che il, che il vocabolario greco, le parole greche sono non sono facilissime. Farmaco significa medicina e veleno, non possono essere affidati a qualsiasi persona. Bisogna un attimo conoscere l'argomento. Di cosa parla Corrado Augas? Faccio solo un tema perché ritorna in questo anniversario. Sono 1700 anni. 313 d.C., 2013, dalla dichiarazione da parte di Costantino, imperatore Costantino, della libertà religiosa per i cristiani. Fino a, un anno, a due anni prima, 311 cristiani vengono uccisi, vengono uccisi nei circhi, vengono bruciati vivi dopo essere stati cosparsi di, se di, di, di pece nei giardini di Nerone, lo racconta lo storico pagano Tacito, vengono mangiati dalle belve. Nel 313 l'imperatore Costantino concede ai cristiani la libertà. State attenti perché il cristianesimo non è l'Islam, non si è diffuso con la spada, si è diffuso nella persecuzione. Non solo perché Cristo è stato ucciso e 11 dei Suoi discepoli sono stati uccisi, ma perché per 300 anni i Suoi discepoli sono stati uccisi, sapendo molto bene che gli era già stato detto: non vi preoccupate, vi perseguiteranno. Mentendo diranno ogni caso di ingiustiz ogni ingiustizia è contro di voi. Nel 313 questa persecuzione finisce e a farla finire è Costantino. Costantino cambia la storia dell'Occidente. Cosa dice Augias in questo libro? A un certo punto dice che Costantino fece questo per un calcolo politico. È importante capire il concetto che c'è dietro. Quando... Una persona fa qualcosa di buono, no? c'è sempre qualcuno che dice, ah, l'ha fatto per un doppio fine. E tu pensi, e tu dicevi fino a prima, ma no, guarda che brava quella persona, ah, però l'ha fatto, per una... fatto per un doppio fine. La calunnia è un venticello caldo che entra dappertutto. Quindi di quella persona ti fidavi al 100%, qualcuno ti ha detto, ma l'ha fatto per un doppio fine, e tu inizi a guardarlo storto, anche se non hai nessun elemento per guardarlo storto. Ma la calunnia, la maldicenza è qualcosa... Di peccaminoso per, 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 per il catechismo. Non si parla male degli altri senza, senza prove e neanche con le prove, se possibile, se non c'è un fine superiore. Costantino è un impostore. Benissimo, io leggo a un certo punto Claudius che dice: Come dicono gli storici. Come dicono gli storici. Mi fai un nome per piacere? Mi fai un nome di questi storici. Allora io ho fatto una cosa banale. Uno dei, degli esami della, della, mia, de, della mia facoltà, lettere classiche, lettere antiche, storia e filosofia, è appunto storia romana. Allora uno va a prendersi tutti i testi di professori universitari di storia romana. Si prende per esempio L'Augusto Fraschetti, la conversione da Roma pagana a Roma cristiana, la terza, un editore laico. Si prende Aldo Marcone, si prende Robin-Lay Fox, si prende Paul Vane. Sono i più importanti storici del periodo romano. Uno va in Wikipedia, mette quel nome e trova che insegnano archeologia romana, che insegnano storia romana. Hanno dedicato dei monografici di... 330-350 pagine a Costantino. Nessuno degli storici, questi sono tutti i libri di questi anni, 2011, 2012, 2013, nessuno sostiene che Costantino si sia si convertito per un calcolo politico. Nessuno. E I motivi sono semplicissimi. Quando Costantino si converte, i cristiani... Sono fra il 5 e il 10% della popolazione. E il Paul Weine, che è il più grande archeologo del mondo latino francese, marxista, scrive: Mai un sovrano ha fatto un gesto così contrario a quello che il suo popolo gli chiedeva. Il 90% dei romani era pagano. La maggior parte del suo esercito, Costantino fa parte di quel periodo imperiale in cui gli imperatori diventano tali per l'esercito. Era pagana. Roma, capitale dell'impero, era in mano al Senato pagano. Costantino fece un atto in palese disprezzo di quello che era la sua possibilità di tenere questo potere. Augusto Fraschetti dedica. Queste, parlo di lui, ma potrei parlare anche di altri: queste pagine ad analizzare un fatto solo. Con la crebia di uno storico. Documenti, fonti, l'arco di Costantino, gli scritti, le testimonianze che è questo: nominato imperatore, il nostro Costantino non fa come facevano tanti, come facevano gli imperatori, dei sacrifici, spesso umani, per ringraziare gli dèi della vittoria, ma si rifiuta addirittura di salire sul Campidoglio per onorare Giove de ottimo Massimo, che era ciò che tutti gli imperatori facevano. Studiamo semplicemente una, un fatto, un'assenza. Come mai tutti l'hanno fatto e lui non l'ha fatto? Come mai ha fatto questo gesto quando l'esercito, quando il popolo era contro? E eh, uno ci ragiona, no? Dice, no, era successo qualcosa. Adesso non sto a spiegarvi cosa era successo. Ma, Possiamo capire meglio se Costantino era o non era. Questo ho detto, non sto a citarvi tutti i libri, ma i testi si trovano. Cosa ha fatto Costantino di nuovo? Costantino ha solo lasciato libertà al cristianesimo? O Costantino è un uomo che. Piano piano, come sappiamo dagli storici, piano piano si è sempre più convertito al cristianesimo, tanto che il suo battesimo è stato definito da un grande storico la fine della sua conversione, non l'inizio, la fine. Anche perché in quegli anni spesso si lasciava il battesimo per gli ultimi giorni di vita perché il battesimo cancellava tutti i peccati. Quindi, così, me ne vado subito in paradiso. Costantino. È precisamente un imperatore che viene dal mondo pagano, che diventa cristiano piano piano e che fa delle leggi che ci dimostrano cosa pensava. Ve ne dico alcune. Costantino è l'imperatore che per la prima volta nella storia vieta i giochi gladiatori. Colosseo di Roma, Teatro di Lione, tutta l'Africa, tutta l'Europa aveva i giochi gladiatori. A Roma 50.000 persone si spellavano le mani a vedere che cosa? A vedere i gladiatori che si massacravano. Giochi di adattatori erano divisi in tre parti, mattina, mezzogiorno, pomeriggio. La caccia alle bestie, quindi c'erano questi animali, questi antilopi, elefanti, tutto, tutto quello che Roma poteva dare da tutte le parti del suo impero, era uno spettacolo fantastico, gli imperatori erano contentissimi di portare a Roma elefanti, gazze, tutti animali che i romani non vedevano per dimostrare la grandezza dell'impero. Quindi la mattina era una carneficina di animali, poi c'erano le condanne a morte, e lo spettacolo era le condanne a morte, e poi c'erano i giochi di adattatori. Si arrivavano a ammazzare, come nei giochi di Traiano, 10.000 gladiatori in 123 giorni, un massacro. Costantino lo vieta. Gesù era stato crucifisso, la pena degli schiavi, Costantino vieta la crucifissione. Gli schiavi venivano marchiati a fuoco, Costantino vieta il marchio a fuoco. Il riposo domenicale non esisteva, Costantino impone il riposo domenicale. Vi erano tutta una serie di sacrifici di animali alla divinità per, in, per ringraziarsi, questo e quello e quell'altro, avete presente tutta la, la superstizione romana, la saruspicina, eh, gli auguri e così via. Vieta tutto, sono superstizioni. Un ultimo aneddoto, per la prima volta nella storia romana, l'uccisione di un bambino, Costantino adorò e imparò ad adorare. Costantino, l'uomo dell'esercito, della forza, della grandezza di Roma, adorare un Dio che si è fatto bambino, Costantino vieta per la prima volta nella storia di Roma l'infanticidio. Gli storici sanno, non ho tempo di raccontarlo, lo raccontai a suo tempo a Desenzano, gli storici sanno che il grande cambiamento del cristianesimo più evidente dal punto di vista sociale fu che i bambini non erano più persone senza diritti ma erano creature anche loro. Ecco, così qualche idea di quello che si può dire leggendo un libro di questo tipo, ma il tempo stringe, dobbiamo passare all'altro personaggio, che è Pier Giorgio Di Freddi. Ripeto, è brutto personalizzare, ma è necessario quando la televisione trasforma alcune persone in maestri. L'aneddoto è questo, degli alunni dicono, Prof, ma l'abbiamo vista in televisione. Sì, dico, va bene. Ah, ma allora è una persona seria. L'idea è che chi va in televisione sia una persona. Non è... Il giorno prima era il solito cretino del nostro professore. Il giorno dopo è andato in televisione. Eh, è normale, è un effetto normale. Mi ricordo quando incontrai Diego Armando Maradona a un metro di distanza. Dissi, porca miseria, ha due gambe. E eh, Come mai? Io me ne ero figurato una sorta di, di, di divinità. Eh, normale. Sfruttano questo effetto. Pier Giorgio Di Freddi. Pier Giorgio Di Freddi allora... Chi è per Giorgio Di Freddi? Per Giorgio Di Freddi è un matematico, uno dei tanti professori di matematica, che qui ho mostrato in un'immagine con questa maglietta, in cui l'uomo discende dalle scimmie e poi diventa non so cosa col tempo, sale, cresce. Ci sono questi uomini a un certo punto, io non ho ben capito come dovrebbe funzionare dal punto di vista naturalistico, fisico, questi uomini che per tot milioni di anni sono andati in giro a 90 gradi, deve essere stata una fatica terribile. E perché? Perché Odi Freddi è uno di quelli che mh, propongono come visione, semplificandola, l'idea che fra scienza e fede c'è un contrasto assoluto, ve lo dice lui, ve lo dico io che sono un matematico, eh, mica ve lo dice chi, chi, uno qualsiasi. E che noi discendiamo dalle scimmie. Questa è una fissa. In un passaggio di un suo libro, Augas scriveva: Una volta lo zoo, ho sentito fortissima la tentazione di abbracciare il povero corpo peloso, lubrico, inconsapevole di uno scimmione, e che lui abbracciasse me, annullando in tal gesto di goffa fraternità i milioni di anni che ci separano. Beh, gli animali piacciono, piacevano anche a San Francesco, li ha fatti il Padre Eterno. Però non penso che fra me e la scimmia ci siano milioni di anni, anche perché ci sono delle scimmie a noi, noi contemporanee che si possono incontrare. Fra noi e la scimmia c'è una differenza ontologica. Evidente. Non tanto una differenza genetica, cioè materiale. Geneticamente ci sono tante cose simili. Ma è proprio nel. In tutto, è proprio. Un grande biologo marxista francese scrive, abbiamo il 98% di geni con quelli della scimmia. È nel 2% forse che ci stanno Shakespeare, Dante, Machiavelli, Leonardo, la scienza, la biologia, l'etica, la morale, la filosofia? È nel 2% di geni? No, è un'altra cosa. C'è un abisso ontologico fra noi e gli animali. Per esempio, c'è un esame che si chiama Linguistica che studia... Il mistero della parola. Insegnate voi a parlare a una scimmia, imparerà dei suoni, ma imparerà la sintasi. Ma l'idea è che siamo solo scimmie. È un'idea che va sempre in quella direzione di prima, di cui parlavo prima, annullare la dignità dell'uomo. State attenti perché quando nella storia si cancella l'origine alta dell'uomo, ne si annulla la dignità. Infatti, il manifesto sulla cronazione umana inizia così. Se abbiamo clonato dolly, una pecora, se possiamo clonare gli animali, perché non clonare l'uomo che altro non è che un animale? L'eugenetica nasce con quest'idea. Se sterilizziamo i cavalli malati, perché non sterilizzare gli uomini malati? E Itra la prende al volo. Se ci sono uomini indietro, i negri, dice Hitler, perché permettere che si riproducano, o oh, più facile per lui fu dire, gli slavi, popolazione inferiore, di lì tutta la legislazione sull'aborto selettivo dei bambini slavi sotto il nazismo. Dicevo che, Audia, che Odi Freddi ha scritto questo libro, tra gli altri, perché non possiamo essere cristiani, e meno che mai cattolici. Il metodo è lo stesso. Il metodo di, 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 di Augias è lo stesso Dio di Freddi. Eh, Dio di Freddi è lo stesso Dio di Augias. Ma la cosa interessante all'inizio è questo. Essendo il cristianesimo una religione per letterali cretini, non si adatta a coloro che per loro sfortuna sono stati condannati a non esserlo perché come insegna la statistica metà della popolazione mondiale ha un'intelligenza inferiore alla media ed è dunque nella disposizione di spirito adatta a queste altre abitudini. perché il cristianesimo è ancora diffuso? perché i cristiani sono cretini e siccome la maggior parte della gente anche in questa sala ha una dice Di Freddy, ha un'intelligenza sotto la media qua in percentuale almeno il 50% di voi devono essere cristiani e cioè cretini questo è Di Freddi non sono io l'obiezione più banale che può venire in mente è è passare dalla storia alla letteratura, alla scienza, non lo so, l'italiano, primo documento San Francesco d'Assisi, Dante, Petrarca, Boccaccio, Manzoni, Ariosto. Ok, la nostra letteratura è nata sui grandi giganti. Tutte persone di fede. Poi ci spostiamo, non lo so, all'arte Giotto, Botticelli, Michelangelo, Donatello, Ateoni Incalliti. No. Poi ci spostiamo alla scienza e lo vedremo se abbiamo il tempo. Ma da Mendel, padre della genetica, a Lemaitre il gesuita che ha mm, teorizzato per primo il Big Bang, a Niccolò Stenone il vescovo beato che ha fondato la geologia, a Don Lazzaro Spallanzani il principe dei biologi, a Don Giuseppe Mercalli la prima scala per i terremoti, a Timoteo Bertelli il barnavita che ha fondato la microsismologia, a personaggi di grande fede come Keplero come Newton, all'ecclesiastico canonico di Uvarmia, Niccolò Copernico, eh, a, a Pasteur, non so, sto andando in grande disordine, mm, fino alla fine dell'Ottocento, a parte l'agnostico, e non ateo, Darwin, non troverete mai una definizione che Darwin da di se stesso di ateo, ma da sempre quella di agnostico, tutti i grandi giganti sono uomini di fede, cristiani o protestanti. Dicevo che... Ci sono alcuni punti che si possono analizzare, vediamone, vediamone uno per esempio. A un certo punto, eh, questo, no, questo è, un, è un, un discorso di metodo, è interessante, Pier Giorgio Di Fredi, Il Vangelo secondo la scienza. Cosa dice a un certo punto? La donna nel cristianesimo è sempre stata inferiore e considerata solo strumento di procreazione, virgola. Ad opus generazioni sordinata. Non solo me l'ha detto, ma mi ha già messo la frase in latino. Sarà sicuramente vero. Il problema è che ad opus generazioni ordinata vuol dire che la donna può fare i figli, sa fare i figli. Che ancora oggi, duemila anni dopo, di solito li fa lei. Non vuol dire che è fatta solo per fare i figli. Il solo è un'aggiunta fasulla. Ad opus generazioni sordinata. Non vuol dire solo per la procreazione. Vuol dire capace di fare i figli. Aggiungere solo significa ingannare il lettore, ve ne faccio uno di esempi, potrei farne decine di questi esempi. Tanto più che uno potrebbe dirgli: ma scusi, ma le suore, perché forse sapete che uno dei grandi problemi del cristianesimo delle origini era che le donne cristiane furono le prime che potevano farsi rimanere vergini e studiare e farsi suore, per esempio. Fu uno scandalo, perché per la cultura romana, come per tutte le culture antiche, la donna doveva passare dal controllo del padre al controllo del marito, per esempio. Un'altra dimostrazione di questa falsità, in tutto il mondo antico la donna sterile può essere ripudiata. Col cristianesimo la donna sterile non può essere più ripudiata. Quindi la donna è solo dopo generazione disordinata? Assolutamente no. Non è solo, ma certamente, certamente rimaniamo per questa idea che la donna può fare i figli meglio dell'utero artificiale. Un altro passaggio, ne possiamo vedere tanti, ma. Vediamo un altro passaggio semplicissimo. Ho messo delle orecchie grosse e me ne trovo più. A un certo punto, mh, a un certo punto, Odi Freddi si trova di fronte a una, mh, alla descrizione della Genesi, no? E voi sapete che nella Genesi c'è la creazione del mondo, no? E voi sapete che secondo la teologia cristiana il mondo è creato ex nihilo, dal nulla, nel senso che in questo senso, non dal nulla, perché c'è Dio, la causa del mondo è Dio, nel senso che prima non c'era e poi c'è. Ok? per effetto, non del nulla che crea, perché il nulla non crea, ma per effetto di Dio creatore. No? Allora, ehm, cosa fa l'operazione che fa in questo libro Odi Freddi? A un certo punto dice, no, non è vero che, come si è detto per secoli la teologia cristiana, il mondo è stato creato dal nulla. Se leggete bene la Bibbia, e qui i suoi studi di ebraico e di greco lo aiutano, non li ha fatti, se leggete bene la Bibbia, scoprirete che in realtà il... Qui segno anche le pagine. Il Dio creatore altro non è che il, demurgo, il demiurgo platonico: cioè, nella, mi, nella, nel mito greco mondo delle idee, le materia in forma caotica. Entrambi eterni, Demiurgo, grande artigiano, che informa la materia eterna e le dà appunto forma. Questa è la visione cosmogonica di Platone. Quindi. La visione cosmogonica di Platone non ha un dio creatore, ha un grande demiurgo plasmatore. La materia esiste da sempre, le idee esistono da sempre, il demiurgo le plasma. Allora, si sì, dà caso che uno degli esami di filosofia greca sia il, plate, il Platone di Timeo. Il Timeo di Platone. Testo importantissimo, pieno di suggestioni fantastiche. Questo è un testo, con, eh, è un testo scientifico. Cosa vuol dire un testo scientifico? Un testo dove c'è la traduzione italiana, e il testo greco originale a fronte. L introduzione è di un grecista. specializzato in Platone che a pagina 15 della sua introduzione scrive: L'opera del Demiurgo non ha nulla a che vedere con la creazione del mondo ex nihilo propria del dio ebraico cristiano. È una banalità dal punto di vista di chi conosce queste storie. Un testo scientifico di un grecista con un testo a fronte: l'affermazione. Ma dove vuole andare? Dove vuole arrivare? Odi Fredi, perché questa forzatura del testo. Andate avanti e trovate a un certo punto una, un punto in cui, dice, in cui dice, ma non si può negare che il primo racconto della creazione ne abbia di sue suggestioni scientifiche, soprattutto con il Big Bang e l'evoluzionismo. Il Big Bang, il mondo prima non c'era, poi c'è. Teorico del Big Bang, un prete. Va avanti. Per quanto riguarda il premio, ad esempio, in fondo la sua teoria è stata elaborata per la prima volta da un abate, George Lemaitre. E il fortunato ma denigratorio nome di grande botto o bottone le fu dato da un ateo, Fred Hoyle. De... Un prete dice il mondo è nato così, e un ateo dice non dir scemenze, questo è il grande botto. Big Bang, no? Quando questo prete dice così. Non sorprende che lo stesso Pio XII abbia dichiarato Trionfante al proposito nel suo discorso sull'origine dell'universo del 22 novembre 51 alla Pontificia Accademia delle Scienze. E Pio XII dice, bella la teoria del Big Bang, è molto creazionista, mi piace, non so perché vado a ma perché? Dice che la creazio, che l'atto creativo porta all'essere qualcosa che prima non c'era. Allora. È vero che il Big Bang pone la grande domanda teologica. Il mondo nasce da un'esplosione di un atomo primitivo, ma qual è la causa di questa esplosione? Cosa c'era prima? Se non poiché non possiamo immaginare che tutto ciò che esiste venga dal nulla. Allora l'ipotesi di Dio, della causa, del creatore. no. Ma in realtà, lui dice, in realtà Pio XII non ha capito niente. E le mette neanche. Perché? Perché il creatore... Non esiste nella Bibbia, ma è solo un demiurgo. Avete capito cosa serviva tutto il discorso del negare che c'è un creatore? Per andare a prendere una dottrina scientifica, quella del Big Bang, che è compatibile, perfettamente compatibile col pensiero teologico e filosofi filosofico cristiano, che ha come caposaldo il mondo non è necessario e non è eterno, ma è creato, per poi dire che in realtà questa non sta in piedi. Mi capite, vero? Ho qui un'altra un piccola. Una, una piccola... Una piccola kick così, ma a un certo punto volevo organizzare un incontro con, con Odi Freddi, ma um, un confronto, no? Però sapevo che i suoi prezzi erano alti, allora gli ho chiesto, però ho voluto vederlo perché mi avevano dato delle cifre degli amici che insegnano matematica e gli ho detto, ma viene, siamo un'associazione universitaria, non abbiamo molti soldi. Caro Francesco, molte grazie della mail dell'invito. La mia agenda è sovraccarica, veda lei se è interessato e quando. Per queste cose estramatematiche chiedo 2.000 euro netti più le spese. Siamo nel 10 3. 2007 È un pettegolezzo. Però io ho, una... <ride> ho sempre il sospetto, quando uno mi parla sempre di soldi, la chiesa i soldi, la chiesa i soldi, ci saranno anche sicuramente delle verità, per carità, eh, ci sarà sicuramente chi li usa male, come dappertutto. Ma ho sempre sospetto che quando uno parla sempre dei soldi degli altri, in realtà abbia un'interesse molto forte per i soldi lui. Se voi leggete i suoi libri, il batte sempre il chiodo sui soldi. È un po', po l'argomento di pancia che fa sempre presa sulla gente, no? Eh, lui è ricco, ah, basta, finito, da uccidere, no? Ecco. 2.000 euro più le netti, più le spese per una conferenza da Torino a Trento. Non è propriamente uno spirito francescano, ma non è quello che mi interessa. E andare avanti con un concetto che voglio adesso voglio cambiare un po'. Perché? Perché a me interessa, non mi interessa tanto Di Freddi, che, che, ha un, che ha una sua storia. O Di Freddi è un ex seminarista, come Mancusa è un ex prete. E non ci deve assolutamente stupire, perché non c'è nessuno che odia di più... Un mondo, se in quel mondo è stato, e da quel mondo è uscito. Beh, insomma, dal tempi di Giuda. Ma è anche normale, voglio dire, no, è anche normale perché noi stiamo già finendo il tempo. Miseria. Allora vado velocissimo, vado velocissimo a dire un concetto. Salto. Scusatemi. Questo è Lemet con Einstein, il padre del Big Bang. Vedete? Questo, allora, ma allora, la cosa che voglio dire semplicemente, velocissimamente, è questa. È vero che essere scienziato vuol dire essere in contrasto con la fede? Discorso troppo ampio. È vero che essere matematico significa essere in contrasto con la fede? Bene, vi dico subito, anticipo e poi cercherò di argomentare. Non c'è una disciplina, diciamo così, scientifica come la matematica, che porta alla percezione della spiritualità del, dell'esistenza. Dell I grandi matematici... Sono pressoché tutti credenti, non necessariamente cattolici, protestanti. Ehm. Qualche esempio? Qualche esempio, ma perché? Prima il perché, perché sono credenti? Perché la matematica ti porta a comprendere che al di sotto della realtà, come ci appare, c'è un ordine. Cosa diceva Newton? Newton diceva, io scopro le leggi della natura, se esistono le leggi esiste il legislatore. Io vedo un orologio, funziona perché le rotelle funzionano in un certo modo, ipotizzo un orologiaio. Io vedo una Ferrari, la Ferrari funziona, accendo lì, si accende questo, si accende quello, tutto il contemporaneo, oh, non sarà mica un caso, c'è un ingegnere, tutti i padri della scienza, da Copernico a Newton, passando per Keplero, per Galileo, il mondo, il libro fatto in un secondo triangolo, sostengono esattamente questo, l'esistenza della legge, l'esistenza dell'ordine che sottostà alla natura e anche all'apparente caoticità della natura, è testimonianza di un ordinatore, di un legislatore supremo, che ne è artefice, come l'orologiaio dell'orologio, l'ingegnere, la frase che potrebbe riassumere questo è la frase di, di Marisarto che scrive: Scorgo un certo ordine nell'universo e la matematica è un modo di renderlo visibile. Cosa dice Keplero, per esempio? Il padre, un grande matematico, che ha dato le leggi, le tre leggi della fisica, no? Dele, delle, delle, dei pianeti, del movimento dei pianeti. Keplero scrive: La geometria precede l'origine delle cose, è coeterna ecco, alla mente di Dio, è Dio in persona. La geometria ha fornito a Dio gli archetipi della creazione e fu impiantata nell'uomo contemporaneamente alla somiglianza di Dio. Cosa vuol dire? Il mondo è regolato dalla matematica. La, la matematica è il substrato del funzionamento del mondo. dei divina proporzione di Luca Pacioli, quel, il, il grande amico di Leonardo da Vinci. Cosa fanno? Ammirano, da Leonardo da Vinci a Luca Pacioli, i grandi matematici, ammirano la bellezza, l'ordine, l'armonia che c'è nel creato e il principio invisibile che ci sta sotto. Lo spiego con un'immagine più semplice da capire, che è quella della genetica. N non questa, questa è una serie di matematici credenti, non ve li starò a fare perché purtroppo ho sforato. Semplicissimo. No, quella prima? Questa. Per tutti i grandi matematici, da Pitagora a Platone, da Pascal a Newton, Gauss, Cauchy, la matematica è vista come una scoperta dell'uomo e non come un'invenzione. Attenzione, io, lo, lo, il matematico non dice io metto nella realtà la matematica, no, dice io scopro nella realtà la matematica. È una scoperta di un qualcosa dato, non un'invenzione dell'uomo. che Non funziona, si ritiene cioè che il linguaggio matematico sia efficace, funzioni non per caso, ma perché coglie l'oggettività di un ordine, l'esistenza di leggi universali. Ordine e leggi universali che richiedono, come abbiamo già detto, un legislatore supremo, un Dio dell'ordine e non della confusione. È la grande definizione che di Dio dà eh, da Newton in un suo famoso scoglio. Dio dell'ordine e non della confusione. Perché se io non partissi da questo ordine, non ne cercherei neanche i principi matematici e fisici. Come legge rimanda presso i padri della scienza a un legislatore, così linguaggio rimanda a parola e parola autore. Faccio un esempio, la genetica. Che cos'è la matematica? È un linguaggio. Se c'è un linguaggio, c'è qualcuno che parla. Che cos'è la fisica? Le leggi. Se ci sono delle leggi, c'è un legislatore. Che cos'è la genetica? È un linguaggio. Il padre della genetica, Mendel, è un monaco. E cosa dice? Dice, devo cercare il linguaggio che c'è nella fisica, che c'è nella matematica, anche nella biologia. Parte dall'idea che ci deve essere, perché Dio è ragione, e quindi la riproduzione non è casuale, ma ci devono essere delle leggi che ci sottostanno. È un atto di fede, ci devono essere delle leggi. Otto anni con i pisellini, questo prussiano a un certo punto ti dice, ecco le leggi, le ho scoperte, non c'è niente a caso, sono delle leggi. E cosa, e cosa, e cosa fa Jérôme Lejeune, il padre della genetica umana, servo di Dio? Stessa cosa. E l'altro grande genetista contemporaneo è quello che ha mappato il genoma umano, Francis Collins. Francis Collins è un ateo. Quando finisce la mappatura del genoma umano, presentandola col presidente degli, allora degli Stati Uniti, Clinton, dirà: Ho scoperto il linguaggio di Dio. E c'è il suo bellissimo libro, che è il linguaggio di Dio. Racconta che come si è convertito leggendo che cosa? Leggendo il linguaggio, la firma di Dio nella cellula, il DNA. Quindi come la, per la gene, come la genetica è il linguaggio di Dio, come il linguaggio dell'uomo anch'esso riporta alla parola originaria, così il linguaggio della matematica riporta all'idea di un Dio, come dice la Bibbia, che ha fatto tutto secondo numero, peso e misura. Faccio un'analogia velocissima per capirci. Ma la legge c'è soltanto nel mondo fisico, c'è soltanto nel mondo biologico, c'è anche nel mondo morale. Io posso arrivare a Dio come faceva Copernico di Uto dicendo: grande ordine, grande costruzione, c'è un grande orologiaio, c'è un grande legislatore, c'è un grande costruttore, ma posso arrivare a Dio anche per una via morale. Quando Di Freddi e Augias negano che esista una morale, negano che esista una legge morale. Ma la legge morale in realtà è come la legge fisica: non si vede, la legge, la legge di gravità non si vede, ma funziona. La legge morale è uguale: esiste il bene esiste il male. Se esiste il bene, esiste il male, via filosofica di tanti filosofi, deve esistere un garante del bene e del male che è Dio. Mi spiego? Perché se Dio non esistesse, come dice Dostoevsky, non esisterebbe neanche una legge morale che mi supera e io sarei legge morale a me stesso. Perché io devo fare il bene e non il male se non esiste Dio? Se non esiste Dio, se non esiste una legge morale che mi supera e che mi precede, io faccio quello che voglio io. Perché se non esiste Dio, Dio sono io, anche dal punto di vista morale. Vedete che la legge, il linguaggio, la matematica sono il principio sono il, il, la via che portano la, la ragione a riconoscere l'esistenza di qualcosa di trascendente e qui purtroppo volevo raccontarvi Pascal, Gauss, il principe dei matematici, tutte queste cose, ma ho esaurito il tempo, grazie. Sì, mi scuso perché ho saltato tante cose, avrei voluto raccontare, finire il discorso, ma sono poi spunti, ognuno poi... A... Ha delle chiavi, può approfondire. Qualche domanda. Forse i grandi pensatori del passato si professavano credenti soltanto per una sorta di conformismo sociale. No, non esiste, cioè ognuno di noi è figlio della sua cultura. La cultura cristiana ha creato le università, Bologna, la Scuola Medica di Cerno, Bologna, Parigi. Padova, piano piano, lì è nata, non è nata altrove. Perché? Perché c'era una certa visione della ragione. Perché l'inizio del Vangelo di San Giovanni è Narcheo Logos. In principio era logos, la ragione, la logica, il linguaggio, la parola. È l'unica cultura che ha questo. Noi non è che abbiamo la scienza, le università nate qui, fra l'Italia e l'Europa, ma l'Italia è stata la culla. Per caso, non esiste niente per caso. Perché c'era una teologia e quindi un'antropologia. E quindi una visione di Dio come ragionevole: non era, il Dio cristiano non è il Dio dei greci, di Efesto, di Zeus che mandano i fulmini quando vogliono, fanno i terremoti quando vogliono. Ma è un Dio, come diceva già Sant'Agostino, che agisce ordinariamente secondo delle leggi. Allora non è un caso, non esistono i casi storici. Voglio dire, io vi dico, parlatemi di un padre della scienza. Fuori dall'Italia e dall'Europa fino ad adesso, ancora oggi i premi Nobel da dove vengono? 95% dal mondo occidentale, cioè da quella che è la cultura cristiana, che ha dato una lettura. Non pensate che io vi abbia parlato del passato, che dica, non so, Cartesio, grande matematico, ha scritto. La dimostrazione dell'esistenza di Dio. Leibniz, grande matematico, ha scritto un trattato contro l'ateismo. Eulero, il più prolifico matematico della storia, ha scritto, eh, si, tutte le sere leggeva il Vangelo in famiglia, ha scritto un trattato sull'immortalità dell'anima. Paolo Ruffini, italiano, il di Ruffini, ha scritto un trattato. Non pensate che parli solo di quelli del passato. Il, più, il matematico vivente più importante italiano si chiama Enrico Bombieri e non l'avete mai sentito. Insegna a Princeton. È l'unica medaglia Fils della matematica italiana. La medaglia Fils è il premio Nobel dei matematici. Si dà ogni quattro anni a chi ha fatto una grande scoperta sotto i 40 anni. Si dà ogni quattro anni. È il, il grande premio della matematica del Novecento. Abbiamo un solo italiano, Enrico Bombieri. In uno dei suoi libri di interviste Di Freddi dice che Bombieri e Rubbia non gli stanno simpatici. Perché Bombieri è cattolico e Rubbia è cattolico l'ultimo premio Nobel per la fisica è l'unica medaglia felsi italiana. Non è che è una cosa solo del passato, quindi non è una sorta di conformismo, no, una cultura, cioè una, la scienza è l'espressione di una cultura. Questa domanda fa il paio con il fatto che molti uomini di scienza fossero consacrati o credenti è dovuto al fatto che era l'unico modo per avere, per avere la possibilità di studiare. Ecco, allora, nel dibattito a un certo punto uno inizia a dire nomi e cognomi e lo Freddi di turno dice sì, per forza, tutti questi preti fino a un minuto prima lo negava. Poi dice per forza perché erano gli unici che potevano studiare. No? Non è un ragionamento che funziona. Perché vi chiedo allora perché non i bonzi, del, i bonzi orientali? Perché non i sacerdoti aztechi? Perché non... In nessun'altra parte del mondo dove vi erano altre religioni vigenti? Vado avanti. Come è nata la scuola? la scuola? Domanda semplicissima. Quando l'impero romano crolla, chi trascrive tutta la medicina antica, la letteratura antica, Virgilio, Cicerone? Chi li trascrive? I monaci. Perché? volevano avere qualche forma di dominio fra il 500 e il 1000 avere quei bei manoscritti scritti a mano non serviva assolutamente a un tubo secco c'erano le invasioni barbariche c'erano i musulmani perché si credeva nella cultura perché in qualche modo la passione per il mondo la passione per la natura la passione per la ragione Fa parte del sentire dell'uomo di fede. Perché chi crede, chi spera, chi dà importanza alle cose di questo mondo, le ama e le studia. Cioè, che i grandi naturalisti fossero non solo naturalisti, ma anche spesso uomini, per esempio, di grande carità, Cosci, Ampère, per esempio, erano persone che facevano parte della San Vincenzo, ma potrei citarne tantissimi. La loro passione per il sapere, per il conoscere. Muoveva da un atto di fede nella positività dell'esistenza. Cioè, scusate, se il mondo non ha senso, se niente ha senso, se noi non c'entriamo niente, cosa ti spinge ad entrare nelle profondità? Com'è nata l'astronomia? È nata già dai primi popoli che guardavano verso il cielo? Perché? Perché cercavano, interrogavano, perché credevano di trovare qualcosa. Credevano di trovare qualcosa. La scienza è un grande atto di fiducia in cosa? Nell'esistenza della verità. Perché io credo che la scienza sia importantissima ancora oggi come messaggio? Perché la scienza dice che non è vero che è tutto è relativo. Facciamo un esempio: la scienza dice. Che non è vero che il matrimonio fra due uomini o fra un uomo e una donna è la stessa cosa. Non è vero, è la scienza che te lo dice, perché ti fa vedere l'utero, ti fa vedere la nascita di un bambino, ti fa vedere la relazione che esiste fra lo spermatozoo e l'ovulo, ti fa vedere con la psichiatria e la psicologia l'importanza della complementarietà fra l'uomo e la donna. La scienza è una parola di verità. Non è la verità, è una parola di verità, cosa dire, non è la verità. Che non arriva alla comprensione ultima del significato. Che quando il medico ti dice si sì, muori perché hai un tumore la tua cellula è impazzita, interessantissimo. Però c'è una, una comprensione più alta, ho capito, va bene. Ma perché muoio? Perché sono nato? Perché soffro? È una domanda ulteriore che va sopra la scienza. Però la scienza comunque ci dice che l'uomo deve cercare. Ma cerca chi sa, chi pensa che ci sia qualcosa da trovare. Quindi la scienza è un atto di fede nella razionalità del creato e dell'uomo e del senso dell'esistenza. Chi crede nel non senso non cerca il senso. Non so se riesco a spiegarmi. Quindi no, non c'è nulla di casuale nella storia. Non è che da noi è nato per caso il fondatore dell'autonomia, dell'anatomia, il fondatore della cristallografia, il... tutti da noi per caso. E nessuno di loro è nato in Africa. No? Perché c'è una teologia, un'antropologia totalmente diversa. In Africa non poteva nascere perché c'era perché l'animismo e poi il politeismo. E se uno diceva, guarda, che tu sei malato perché c'è stato la cellula. Diciamo, Ma cosa stai dicendo? C'è lo stregone che mi ha mandato la maledizione, c'è l'influsso astrale, c'erano tutta una serie di cose che bloccavano qualsiasi indagine razionale. Ci può parlare del mio credo, di Freddi? Non l'ho letto. So che alla fine il libro finisce con. Eh, indagine sul cristianesimo finisce con. Eh, benedicat vos omnipotens Logos pater Pitagoras, Filius Archimedes Santus Newtonius Newton. C'è una parodia della benedizione. C'è la parola Logos che ha una sua storia che forse non doveva essere usato perché è un po' come darsi il martello sul callo. C'è il padre Pitagora che, che non è che proprio corrisponda all'idea di Udifreddi perché il signor padre Pitagora cosa dice? Dice che il numero. Dice che la realtà della, de, di ciò che esiste è l'armonia, non è un'idea un di, di creazione perché ovviamente quella non c'è ancora, ma è un'idea dell'esistenza di, di qualcosa di invisibile come fondamento di ciò che è visibile. Pitagora, è, oggi direi, è molto metafisico Pitagora. no? Figlio Archimedes di Archimede, Spiritus Santus Newtonius, anche qui Newton, sapete tutti forse che Newton ha passato il 90% del suo tempo a studiare la Bibbia. Era un protestante, credeva nell'interpretazione letterale, quindi la sua fissa era adattare le origini del mondo e anche la fine. Lì si, si, spende, si spingeva un po' oltre. Ma però è vero che Dufresi ha un credo? Beh, certo. Perché non è che esista la possibilità di non credere in qualcosa. Se io, per esempio, non credo in un'origine divina dell'uomo, credo che l'uomo sia solamente materiale. Se io credo che l'uomo non abbia l'anima, credo che l'uomo sia solo corpo. Certo che credo, se io credo che il mondo non l'abbia creato Dio, ma a un certo punto sia nato, devo credere che tutto l'ordine che c'è derivi dal caso. Allora, dopo, lì, sulla definizione di caso, non so più come muovermi perché io credo nel logos, ma anche nel caso, è abbastanza difficile mettere insieme queste due cose. Dall'altra, ehm, mi trovo comunque fermo sul ok, ma la causa, tutto ciò che noi vediamo è effetto causa, effetto causa, tutto. Però tutto insieme, tutto questo insieme di cause ed effetti non ha una causa. C'è una, una fede, no? E se io non credo in una legge morale, non esiste nessuna legge morale. Benissimo, allora la legge morale chi la fa? La faccio io? Decido di lasciare mia moglie, decido di ammazzare mio figlio, decido di suicidarmi? Siccome Dio non c'è, lo decido io, giusto? Oppure posso dire, beh, no, no, così sarebbe troppo individualismo, anche se ormai è una realtà. No, il Parlamento. Ah, il Parlamento. Negli anni 30 il Parlamento, a maggioranza italiana, decideva di gasare le persone. Il Parlamento eh? non era mica, voglio dire, eh, o la legge ci è superiore e noi dobbiamo riconoscerla. Quello che dicevo prima, la legge, noi, la legge fisica la scopriamo, non la inventiamo. La legge morale è uguale, c'è scritta dentro di noi, è scritta nel nostro cuore. Non uccidere, non è un'invenzione del cristianesimo, è scritta nel nostro cuore, è un'invenzione di Dio. Quindi ha un credo anche a Augias, è quel per quello che poi dice: no, abortire si può. Allora io ogni tanto ho questi dibattiti. Va bene, dico, tu dici che la nostra morale. Dibattiti molto più pacati di quelli di stasera, ovviamente, quando si parla con le persone è un'altra cosa, ma eh, a tu per tu. Ma dici, tu dici che la morale cristiana è sbagliata. Io ti chiedo di fronte a questo caso cosa dovresti fare? Non lo so. Avete visto che in America c'è stato il processo di un medico che uccideva i bambini? Diceva: si possono uccidere fino all'ottavo mese quando sono dentro e perché non il secondo giorno quando sono fuori. Beh, alla sua dignità questo ragionamento. Fino all'ottavo mese, un giorno dopo, cambia niente: cambia niente. E li uccideva, no? Io, ma tu? No, è un assassino perché? se poteva fino all'ottavo. Qual è il principio di verità oggettivo su cui tu ti fondi? O non si può uccidere o si può uccidere? In base a cosa tu mi dici al terzo sì, Italia? Al sesto? Al nono Cuba? Anche dopo Olanda? In base a cosa? O al tuo giudizio o al Parlamento? Hai negato l'esistenza della morale. Dici che la, nostra, che la morale cristiana è sbagliata, ma in realtà poi devi arrivare alla... Alla conseguenza, non esiste una morale, ognuno si fa la sua. Non è, riguarda Algias, non è un autogol presentare i libri con il gran maestro della massoneria? Beh, è un autogol se si immagina che poi qualcuno lo dica magari in televisione. In realtà, pochi lo vengono a sapere, quasi nessuno sa cosa è la massoneria. Ma non è un autogol essere amico del gran maestro della massoneria. Vi assicuro che non è un autogol. <ride> è più facile fare tante cose. Da un collaboratore dei servizi segreti mi aspetterei un po' più di furbizia, sì, però ripeto, ripeto eh, le organizzazioni di potere sono sempre interessanti, se poi condividono anche i tuoi ideali e sono potenti, beh, hanno un loro interesse. Qui mi, mi viene fatta una domanda invece più, 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 più difficile, la massoneria è un'organizzazione di uomini ricchi, qual è il loro obiettivo? Perché tutti ne parlano male e quindi pensano male di tale organizzazione, beh, non è che non sono in grado di fare una storia di massoneria. Dico quello che è semplicemente abbastanza risaputo, è una società segreta è una società segreta a cui a me non mi hanno chiamato. A cui, per esempio, avevano chiamato mio nonno, che era direttore del rotary di Bologna, il presidente del rotary di Bologna che diceva: a Mio Babbo: Ma, ma quanti massoni che ci sono, perché? Ma perché probabilmente non andavano a pescarli fra i non pescavano fra i direttori del rotary, cioè, è un'associazione che ha i gradi bassi, questo si sa. Ai gradi bassi aiuta un po' a spintonare, a far carriera, salendo mano a mano le cose diventano più intricate perché del resto, sapete, il potere è una tentazione, la tentazione dell'anello di Tolkien che abbiamo tutti. Ce l'ho io quando sono in classe, ce l'avete voi quando avete con, con la moglie o con la fidanzata o viceversa, ce l'ha il sacerdote che fa il vescovo, ce l'ha ancora un po' di più chi fa il politico, il banchiere. Chi gestisce qualcosa di più grande che abbia a, vedere, a che vedere con Mammona è inevitabile. No? Il Signore degli Anelli, se lo conoscete, non è il portatore dell'anello a comandare, ma l'anello a comandare sul portatore. È un po' lo stesso che accade con Raffi e con gente simile: non è tanto lui a mettere il la cazzuola e il mantellino, ma è la cazzuola e il mantellino a tenere in piedi il protagonista. Che fine fece Costantino? Adesso io sinceramente gli ultimi attimi della sua vita non li so. So che si battezzò alla fine come era abbastanza consuetudine perché Costantino fu un uomo in fieri. Costantino rappresenta il paganesimo che cammina. Tanto è vero che lui a un certo punto era un adoratore del Sol Invictus, cioè questa, questo culto mitraico di stampo simil monoteista. Quindi non era già più un politeista, no? È facile passare dal politeismo dove tutto è divinità, al Dio trascendente. Lui fece un, lui ebbe questa sorte, erano i tempi in cui soprattutto nell'esercito si era diffuso il culto del Sol Invictus, quindi un culto monoteista. Quindi per lui fu più facile piano piano diventare credente, ma, ma è un processo, è una storia, è un cammino. Lui, per esempio se andiamo indietro nella storia di Costantino, ha ucciso la moglie e il figlio. Non mi stupisco, conoscete la storia delle famiglie imperiali romane? La mamma di Nerone che uccide il marito per far diventare imperatore, poi uc fa uccidere il figliastro, poi Nerone fa uccidere la mamma. Noi pensiamo ai nostri politici e ci scandalizziamo: se pensiamo ai politici della Roma pagana, ci sono delle cose che fanno drizzare, diventare i capelli bianchi in un, sec un anno secondo. Era figlio di questa cultura anche lui, ma tanto più è sbalorditivo che un figlio di questa cultura, per la quale la moglie e il figlio erano comunque una proprietà, e gli schiavi pure, improvvisamente decide di vietare i giochi gladiatori, vietare, eh, eh, le difendere i bambini. Dice che c'è un grande contrasto. Certo, la storia dell'uomo è una storia di contrasti, di lotta fra il bene e il male. Ha ucciso suo figlio ed è l'uomo che ha cambiato la storia dell'infanzia, vietando per la prima volta l'infanticidio. Nella Roma antica, il padre, legge lo tavole, aveva lo ius vitae acnecis sul figlio: diritto di vita di morte. Poteva venderlo, poteva ucciderlo, rupe tarpea, no? Cambia completamente la storia perché la Chiesa ha contrastato così fortemente l'idea di Galilei. Qui ci vorrebbe un'ora per rispondere. Appositamente non ho parlato del caso Galilei, perché è molto difficile, molto più complicato. Prima di tutto c'è questa, questa cosa: se noi abbiamo un grande quadro, il grande quadro della storia della scienza, e noi invece di guardarlo con tutte le sue figure puntiamo, ci mettiamo con la faccia attaccata al quadro e guardiamo un particolare, lo vediamo benissimo. Il dito di un protagonista, ci manca l'insieme. Allora il processo Galileo è stato il processo Galileo-Galilei, due processi 1616-1632, sono stati il modo con cui una certa propaganda dall'illuminismo in poi ha cercato di montare il contrasto. Sono due i cavalli di battaglia, Galileo e Darwin. Se ci pensate, non ce ne sono altri. Allora Darwin ha un suo significato. Perché Darwin era un agnostico. Se voi leggete Darwin, però Darwin è molto chiaro quando Darwin diventa un agnostico. Perché Darwin, a un certo, nel, nella fine dell'origine dell'uomo, parla del creatore. Darwin diventa un agnostico alla morte di sua figlia Anna, otto anni. Il grande scandalo del dolore. Allora lì l'uomo ha questa libertà di ribellarsi a Dio. L'agnosticismo di Darwin nasce da un'esperienza esistenziale. Come probabilmente quello dio di Ode Freddi, ripeto, è un seminarista. Non so cosa gli possa essere successo. Magari gli è successo qualcosa, poveretto, di ingiusto. Magari qualche cristiano, qualche suo superiore, vescovo prete, lo ha scandalizzato al punto da fargli credere che il cristianesimo fosse quel vescovo prete. Eh, ci succede, no? è normale, fa parte, infatti il cristianesimo è credibile da un punto di vista ragiona... ragionevole e così via, la figlia, una sua dignità riconosciuta, pensate, pensate a... all'interesse che hanno i cinesi oggi per il cristianesimo, enorme. I cinesi che hanno questa... avuto questa cultura per secoli e per gli ultimi 50 anni, il comunismo, per loro l'idea del cristianesimo, dell'uomo che ha una dignità, sta diventando travolgente interessantissima, sono affascinati dai professori universitari e i ragazzi. Un dio che mission quando ci fu mission, un dio che è morto per gli uomini, ma allora noi siamo qualcosa, non siamo. Ha un grande fascino, ma poi le circostanze reali sono incontri con delle persone. E il cristiano ha un grande responsabilità, cioè che deve testimoniare la cosa più grande che ci sia, e quindi è sempre inadeguato. Quindi, il rischio più grande di uno. Non so, di parrocchia, io non sono mai stato di parrocchia, o è essere scandalizzato dalla pochezza di chi lo circonda. Può vincere questo scandalo partendo, cambiando obiettivo e osservando prima la pochezza che c'è in lui, che c'è in ognuno di noi. Allora lì forse diventa più facile. Il caso Galilei è molto complicato perché si divide in due fasi. Galileo Galilei diventa lo scienziato più famoso, grazie alla Chiesa è l'astronomo ufficiale di Urbano VIII. Quando Galileo Galilei nel 1610, nel Sidereus Nuncius, dimostra col cannocchiale che la luna ha vallamenti e crateri, e poi dopo dimostrerà che il sole ha le macchie, i suoi avversari non sono la Chiesa, al contrario, i gesuiti, i gesuiti, Gesuita per esempio... Angelo Secchi, il padre della spitroscopia, dell'astrofisica, gesuita è per esempio il Piazzi, lo scopritore del primo, del primo asteroide, grandissimi astronomi gesuiti. I gesuiti chiamano al collegio romano Galileo: Facciamo vedere con questo canocchiale. Prima non vedono un tubo, anche Galileo, eh, poi non ce cielo. E gli dicono: Sì, che problema c'è teologico per un cristiano credere che, che la luna ha degli avalamenti e che il sole si spegne? Nessuno, sono creature. La grande battaglia a quel punto riceve dal Granduca di Toscana, che poi diventerà cardinale, e dal Papa un grandissimo spazio, diventa il professore universitario che riceve, se non ricordo male, mille scudi e può fare ricerca senza fare lezione, qualcosa di rarissimo. È la prima fase. Il suo attacco a chi gli viene, Ma leggete qualsiasi storia contemporanea, eh, per esempio lo storico dell'Università di Padova, della storia della fisica, che è un... in ehm, questo momento mi sfugge. Che insegna proprio a Padova, ciò cioè che insegnava Galileo, lo racconta benissimo. Che si oppone a questo? Gli aristotelici. Qual è il sistema astronomico che Galileo nega? Il sistema aristotelico-tolemaico. Ma di chi è il sistema aristotelico-tolemaico? Di Aristotele e di Tolomeo, sono cristiani, sono prima di Cristo. Il cristianesimo aveva ereditato il pensiero greco, il pensiero romano e tutto quello che gli sembrava ci fosse di buono l'aveva tenuto il sistema aristotelico tolemaico con i suoi 55 cieli, tutto il casino che c'aveva era molto interessante perché per le predizioni di tante cose per rimane... funzionava, però era sbagliato. Il cristianesimo l'aveva ereditato. Galileo. Confuto dice: non è vero che i pianeti sono lisci, perfetti, cristallini, come diceva Aristotele. Non è vero, guardate qua. Viene accolto. Poi la lite ci sarà dopo sull'oleocentrismo e l'interpretazione delle scritture. Una lite, che, ripeto, adesso non posso, non posso spiegare perché sarebbe molto lunga, in cui ci sono due amici Urbano VIII. Che lo accoglieva spessissimo in grandi colloqui, che gli chiedeva, che tante volte non capiva quello che diceva Galileo, ovviamente. Che, gli, che, gli, che manteneva un suo figlio, ha avuto una senza coniugale. Due figlie di Galileo sono suore. Leggetevi l'Epistolario fra lui e suor Maria Celeste, la figlia, fino all'ultimo. Sul fatto che Galileo sia stato un credente, non c'è nessuno storico che ne dubita. Richard Dawkins, il più grande ateologo al mondo, l'autore dell'illusione di Dio, lo dice chiaramente, per esempio anche lui, si sa, insomma. Il suo grande amico, lettera a padre Benedetto Castelli, Benedettino fondatore dell'idraulica, inventore del pluviometro, eh. dicevo a un certo punto lo scontro è uno scontro molto difficile da districare è uno scontro di persone che si erano amate che si insultano Il Urbano VIII certe cose non le capisce Galileo è un uomo molto consapevole della sua intelligenza e non esita a dare del pippione a tutti coloro che lo contraddicono talvolta sbagliando pippione all'epoca in Toscano significa immaginate e... è uno scontro molto ma alla fine alla fine Galileo aveva ragione e Urbano VIII aveva torto, però Galileo non è che avesse ragione su tutto, perché Galileo quando dice ma io ti dimostro l'eliocentrismo con lo scuotimento delle maree ha preso una cantonata atomica. La specola dice non è vero, lo scuotimento delle maree è dovuto all'attrazione gravitazionale. Quindi poi nel dettaglio lo scontro vide due ex amici entrare in... fu uno scontro molto umano, molto non fu uno scontro fra scienza e fede, non so se hai capito, ma fosse stato anche uno scontro in cui Urbano VIII aveva il 100% di colpa e Galileo il 100% di ragione, che non è stata così. Non è uno scontro teologico. Non è che Galileo abbia detto qualcosa che teologicamente cambiava le cose. Come scriverà Pascal, grande scienziato, qualche anno dopo Copernicano prima ancora anche Pascal, che l'eliocentrismo fosse dimostrato, sarà dimostrato molto dopo. Dove sta la dignità dell'uomo? Nella sua posizione geografica? La dignità dell'uomo sta in questo: l'uomo non è che una canna la più fragile dell'universo, non c'è bisogno che l'universo si armi per distruggerlo, basta un vapore, una, una goccia d'acqua. Ma l'uomo pensa. Esiste, sa di esistere, autocoscienza. L'universo non sa che esiste e non sa neanche che dovrà morire, cioè la dignità umana è sempre stata dall'origine della Genesi nella natura divina dell'anima, cioè in qualcosa che non è definito spazialmente il mio pensiero, la mia, ma è definito per qualcosa di ontologicamente super, molto superiore, qualcosa che va al di là del moto, del tempo e dello spazio, come Dio.